Bastian Contrario, programma di approfondimento condotto in studio da Marco Signori, tutti i giovedì in diretta dalle 16.30 su Radio L'Aquila 1. Buon pomeriggio, ben ritrovati, benvenuto a Fabio Pedini, assessore comunale alla partecipazione. Buona serata a tutte e tutti voi. Benvenuto assessore, ben ritrovato, è già stato nostro ospite mi pare nella precedente stagione di Bastian Contrario. Partiamo naturalmente dal tema di strettissima attualità che è accaduto nelle ultime 48 ore, i nuovi arresti che hanno riguardato l'ex vice sindaco Riga, l'imprenditore Mancini e coinvolto un'altra serie di imprenditori più o meno noti. Partiamo con un giudizio così a bruciapelo di questa vicenda. Sì, non posso che dire che il panorama è assolutamente deprimente, non soltanto a livello aquilano ma un po' a livello nazionale. Di oggi, anzi di ieri, la questione De Luca, è di oggi invece la questione di Messina, del gettonopoli rispetto alle commissioni consigliari finte per prendere il gettone. Io credo che il livello etico sia stato raramente più in basso di come è adesso. Per quanto riguarda la vicenda che ci coinvolge direttamente, quella del Comune dell'Aquila, anche qui è veramente deprecabile, squallida, non saprei che aggettivi utilizzare. A quanto crede di quello che scrivono i giudici? Rispetto all'ultima vicenda, sì, certo, questa credo anche per l'autorevolezza di chi ha condotto le indagini, anche per una fiducia nella magistratura, credo che ci sia molto di vero. Non sono tra quelli che pensa che sia un fenomeno circoscritto, ma anzi credo che vadano portate avanti in maniera seria e circostanziata le indagini. Ecco, di fenomeno circoscritto o ad ampio raggio poi parleremo. Però quello che vorrei, io faccio sempre un po' delle riflessioni, no? Più che delle domande schematiche. Perché nessuno mai solleva dei dubbi sull'operato della magistratura o si pone semplicemente delle domande? Voglio dire, 6 anni di inchieste hanno portato l'unico sfigato, tra virgolette, io l'ho definito povero uomo, finito in carcere, il preside del Comitato Nazionale, che tra l'altro, notizia di queste ore, i suoi colleghi della scuola che adesso dirige in provincia di Udine stanno chiedendo la grazia al Presidente della Repubblica. Ecco, tanti filoni, nessuno alla fine non se ne è quagliato uno, nessuno è andato in galera, sembrano un po' tutte cose fumose, no? La questione è annosa e riguarda un po' il funzionamento della magistratura in Italia, i tempi troppo dilatati rispetto alla conclusione delle inchieste, questo senza ombra di dubbio. Anche perché questo sistema, questo meccanismo un po' farraginoso fa sì che l'avviso di garanzia acquisti un valore che in realtà non dovrebbe avere. L'avviso di garanzia dovrebbe essere un atto a garanzia, appunto come dice la parola stessa, dell'indagato e non un atto di condanna. Però vediamo che a valle accade spesso che insomma i processi vanno in prescrizione, ci vogliono molti anni, quando arrivano a conclusione con le riduzioni di pena e con altre misure non verificano e non accertano una certezza della pena, quindi è chiaro che un sistema un po' sbilanciato fa sì che si perda un po' di fiducia nella magistratura. Io credo che dobbiamo averne, dobbiamo chiedere che i processi siano rapidi perché le verità vanno accertate nel più breve tempo possibile. Ecco, contestualizzando quindi all'Aquila e alle ultime svariate inchieste, in particolare a quella esplosa l'altro ieri con questi arresti domiciliari, fenomeno diffuso, dicevi prima, eppure è ancora difficile, lo hanno ribadito anche i magistrati più volte, penso al procuratore Cardella, che non essendoci un peccato originale, no? Non essendo mai stata equiparata la ricostruzione privata a quella pubblica, poi c'è anche da dimostrare delle tesi, no? Che non è facile dimostrare. Certo, infatti va fatto... Perché poi quando i titoloni dei giornali, il vice sindaco broker, ma nessuna legge ha impedito ad un amministratore di fare il broker, almeno fino a un certo punto, poi dopo è intervenuta la legge Barca con altri dettagli e quant'altro, però a me sembrano cose del tutto lecite, lette così con quello che abbiamo in mano, no? Allora, io credo ci siano due livelli di approfondimento rispetto a questa questione. La prima è quello che è relativo alle norme e alle leggi. Il problema dei problemi è quello relativo alla mancanza di regole rispetto alla ricostruzione privata. Lo dicevi poc'anzi, nel momento in cui non è prevista alcuna gara o mini gara d'appalto, è chiaro che fa parte della normale amministrazione contrattare con l'impresa. Contrattare con l'impresa lo si può fare da una posizione di forza o da una posizione
da semplice cittadino. Fatto sta che però è un sistema criminogeno, perché chiaramente si può perpetuare e comunque concretizzare una sorta di Dot Des, non per richiamare il nome dell'indagine famosa. Per quanto riguarda però quello relativo all'etica pubblica, non tutto ciò che è lecito è eticamente accettabile dal mio punto di vista, e quindi è vero che ci sono norme che non precludono determinate attività per un amministratore pubblico, però credo che un po' di buonsenso, un po' di logica da buon servitore dello Stato, non voglio utilizzare frasi fatte, però io credo che questa cosa vada assolutamente riproposta con forza. Non è possibile usufruire di una propria carica pubblica per portare acqua al proprio mulino e farsi beatamente i propri interessi. Se facciamo un passo indietro, c'è stato un botta e risposta indirettamente sollecitato da noi giornalisti tra il sindaco e il suo vice, al di là di tutti i risvolti politici di cui poi parleremo nella seconda parte della trasmissione, su 1700 prati, e questo è il numero che ha fornito il vice sindaco Nicola Trifoggi, acquisite, sequestrate in comune da parte della magistratura, definite sospette pratiche della ricostruzione privata. Innanzitutto le chiedo se è al corrente di questa notizia. Ma io l'unico elemento rispetto a questo ce l'ho in base ad un articolo, mi pare apparso su un organo di stampa online, che parlava di questo sequestro e di questa verifica. È un elemento che dobbiamo accogliere, e questa è una mia valutazione, con assoluto rispetto e anzi con un certo sollievo, perché tante sono le voci in città di pratiche più o meno soggette a forzature, comunque dai contorni nebulosi, opache, e quindi io credo che se ci sarà su questo un'indagine supplementare e la magistratura vada ad accertare pratica per pratica su un numero anche così cospicuo, io non credo che faccia male, anche perché non va a bloccare nulla e dà soltanto un po' di garanzie e di chiarezza ai cittadini. Poi sul numero esatto e sullo svolgimento delle indagini non saprei dirle, ne so quanto lei rispetto a quanto apparso sui giornali e allo scambio che ricordava tra sindaco e vice sindaco. Pellini, ma cosa potrebbe uscire fuori da queste pratiche? Tra l'altro ho intervistato recentemente anche l'assessore Pietro Di Stefano, che lo stesso era un po' scettico, perché dice i controlli sono doppi, lo erano prima con la filiera, lo sono successivamente con i nuovi iter, perché il comune comunque controlla prima di erogare il contributo, quindi cosa potrebbe celarsi in questi faldoni? Ma io mi auguro nulla, e mi auguro che siano tutte rispondenti alle ordinanze, alla normativa e quant'altro. Dopodiché però sappiamo benissimo che il settore della ricostruzione, passato dalla filiera Fintecna, Cineas, Reluis al comune, ha sempre subito in qualche modo le difficoltà relative al poco personale, comunque all'ansia da prestazione, direi io, cioè quella di licenziare nel più breve tempo possibile tante pratiche per accelerare la ricostruzione, quindi qualcosa magari può essere sfuggito. Io credo che un controllo ulteriore non sia qualcosa di negativo. Mi auguro altresì che oltre a questo ci siano anche altri controlli, perché in Italia il problema dal mio punto di vista è proprio quello dei controlli. Cioè si mettono in campo tanti provvedimenti che teoricamente dovrebbero avere un meccanismo di controllo a valle, che però a volte manca o è fatto male. Però possiamo dire che è tutto fumo. Mi viene in mente un parallelo: l'Italia è, lo si dice sempre, è l'unico paese, credo al mondo, sicuramente d'Europa, che ha un corpo deputato a combattere l'evasione fiscale, che è la Guardia di Finanza, è il paese con il maggior tasso di evasione fiscale. Così sul fronte magistratura, lo dicevamo fuori dai microfoni, non c'è responsabilità civile dei magistrati, fanno e disfanno, si è capovolta di fatto la piramide decisionale, perché il CSM, dal CSM in giù, quella è la vera casta, è il vero potere, no? Che poi spesso colluso a vari livelli con gli altri poteri dello Stato, magistrati che non rispondono mai di nulla a nessuno e portano avanti inchieste che spesso appunto corrono su binari morti. Io da questo punto di vista credo di essere un vecchio illuminista, quindi credo profondamente alla divisione dei poteri di monteschiana memoria, che a volte viene meno un po' per lo sconfinamento di un potere rispetto all'altro. Questo non deve avvenire, così come credo siano maturi i tempi
per mettere sullo stesso piano i magistrati con altre categorie dello Stato e quindi in presenza di errori, errori che poi riguardano la vita delle persone, no? Potremmo ricordare tanti casi in Italia da Tortora in giù, io credo che non si possa passare in cavalleria e anche per i magistrati, nel rispetto della loro autonomia e del loro lavoro, ci debba essere un minimo di responsabilità civile, proprio perché troppe volte abbiamo assistito a processi che si concludono con nulla di fatto. E questo ovviamente dopo aver creato per anni dei problemi seri, serissimi a chi è magari coinvolto in indagini che finiscono per minare la sua stabilità, il suo stare anche con gli altri, con la famiglia. Quindi io credo che da questo punto di vista i tempi siano maturi. Però credo altresì che insomma ci voglia un po' una rivisitazione di quello che debbano essere i rispettivi ambiti di azione per quanto riguarda la politica e per quanto riguarda la magistratura. E a proposito di magistrati, scalpita il vice sindaco Nicola Trifuggi, che non ha nascosto, no? Non ha fatto mistero di una propria velleità, di un proprio desiderio di impegnarsi in prima linea alle prossime elezioni, dalle quali ormai ci divide poco più di un anno, considerando tutta la fase preelettorale e decisionale da parte dei partiti e dei movimenti. Lei, voi come vi inserite anche come Rifondazione Comunista in questo dibattito? Ma io nell'eventuale candidatura di Nicola Trifuggi non Che ha ci. avuto, tra l'altro, scusami, l'endorsement anche di Giorgio De Matteis, in modo, per quanto mi riguarda, piuttosto, insomma, imprevisto e imprevedibile, la settimana scorsa anche qui da questi Sì, il microfoni. consigliere De Matteis lo vedo impegnato in vari endorsement perché ne ha fatto un altro ieri per De Santis, quindi vedo che sta cercando un po' qualche Pur di appiglio. andare contro Cialente. Qualche appiglio. Bene, facciamo cassa, ci sentiamo tra qualche istante. Bastian Contrario, programma di approfondimento condotto in studio da Marco Signori, tutti i giovedì in diretta dalle 16:30 su Radio L'Aquila 1.